Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili radioascoltatori, 19.03, siamo in diretta. Questa è Radio Saius TV, l'emittente online di Treviso, radio e televisione. In studio a Venezia Massimo Bonella, nella redazione di pianetaoggitv.net, come sapete è in collaborazione con RSD Radio Saius TV per la conduzione di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, nostro approfondimento giornalistico settimanale, che ricordo ancora adesso va in onda solamente su RST Radio Saius TV, anziché Radio Piper, quindi con una formula anche rinnovata, un potenziamento, ecco, un po' dei contenuti, e quindi abbiamo, ecco, lasciato quell'esperienza sul terrestre, visto che ci siamo trovati a non poter andare in onda senza nemmeno essere stati avvertiti. Questo intanto ci tengo a sottolineare, anche per capire a volte con chi si ha a che fare. Dunque, io direi di iniziare subito con le notizie del Top News. Però prima c'è una notizia che ci riguarda anche noi per quanto riguarda Pianeta Oggi TV, perché è stata ripristinata la televisione terrestre Telemare di Gorizia. Informiamo dunque che le trasmissioni di Telemare sono riprese per tutto il Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto. Per la ricezione, sintonizzarsi sul canale 60 UHF, MUX 60, da Piancavallo, ma non solo, abbiamo anche San Michele, il Carso, e su LCN 018. Qui ci sono documentari, informazione, TG Telemare, concerti, storia del Carso, interviste ed approfondimenti giornalistici ed altro ancora, incluso anche il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter. Ricordo che questa televisione è diretta da Maria Ferletic, a cui auguriamo un buon lavoro. Veramente complimenti alla signora Maria, perché sappiamo che ne ha passate di tutti i colori. Adesso Telemare è una realtà ben precisa, presente su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, ma non solo, anche parte della Slovenia e l'Istria, la vicina regione dell'Istria. Ed ora veniamo alla notizia in primo piano, il caso Giulio Regeni. Ci aspettavamo di più da chi ci governa dal 14 agosto, quando il premier Gentiloni, che ci ha annunciato che l'ambasciatore tornava in Egitto, siamo stati abbandonati. Così Paola, la mamma di Giulio Regeni, il ricercatore morto dopo giorni di tortura nel febbraio 2016 in Egitto, nel corso di un dibattito sulla difesa dei diritti internazionali. Siamo decisi ad andare avanti anche a piccoli passi, ha aggiunto Claudio, il padre. Siamo arrivati a 9 nomi delle forze di polizia implicati, sottolinea la legale della famiglia Ballerini. Di famiglia Ballerini. Vediamo se abbiamo qualche altra notizia dell'ultimo momento, perché so che ce ne sono. Allora, dunque, c'è stata una sparatoria in una scuola negli Stati Uniti, dunque si registra un morto e due feriti. Una sparatoria avvenuta nella scuola superiore di Grant Mills nel Maryland, Stati Uniti. La persona morta è lo studente che ha aperto il fuoco contro gli altri due studenti e che è stato poi ucciso dai colpi sparati dalla polizia intervenuta sul posto. Ad affermarlo è stato lo sceriffo della contea dove si trova la scuola, che ospita circa 1600 studenti. Ancora ignoto il movente e il rapporto esistente tra l'assalitore e gli studenti feriti. Uno sguardo alla nostra testata in primo piano, a taglio primissimo potremmo dire, la notizia di Telemare di Gorizia, che ha ripreso le sue trasmissioni su tutto il territorio regionale, poi a seguire il PTV News, notiziario di Pandora TV, poi ancora il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, dove potete, ci sono due speciali praticamente dedicati alle foibe. C'è su uno la testimonianza di un esule, e poi a seguire la presentazione, cioè sul secondo settimanale, la presentazione del libro Rossa Terra,
di Mauro Tonino. Poi ancora un articolo di Sonia Tabita Bongiovanni, estrapolato dalla testata Antimafia 2000, dal titolo I giovani e il senso della vita. Poi ancora il programma Osservatorio Antimafia, il ricordo di Susanna Crispino e l'intervento di Salvatore Borsellino, intervistato dal sottoscritto. Poi ancora un'altra edizione, anzi due edizioni di PTV News e quindi la rassegna delle principali notizie della settimana appena trascorsa, il telegiornale RST Spazio 7 condotto da Rosario Moreno. Infine, al termine, due nostri settimanali. Il primo con l'intervista, sono due artisti praticamente. Allora, il primo è Carlo Colombo e nel secondo settimanale abbiamo invece l'intervista ad Erika Boschiero. Detto questo, dunque sono le 19:09, vi ricordo intorno alle ore 20 il nostro settimanale in onda sulla TV terrestre Teleidea di Chianciano, quindi per tutti coloro che ci seguono praticamente da sotto la Versilia fino al lago Trasimeno, includendo quindi tutta la Toscana fino con qualche sconfinamento nel Lazio, potranno vedere il programma Pianeta Oggi, report settimanale che va in onda su un circuito terrestre di TV e radio interregionali. È veramente tutto per il momento, allora io cedo la linea ad Alviano Appi che so che ha degli ospiti molto importanti, noi ci sentiamo al termine. Prego Alviano. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, l'altro giorno Massimo mi sono imbattuto in una frase del famosissimo medico della prima metà dell'Ottocento, il medico alsaziano Albert Schweitzer, il quale diceva: ciò che puoi fare è solo una goccia nell'oceano, ma è tutto ciò che dà un senso alla tua vita. Ciò che puoi fare è solo una goccia nell'oceano, ma è tutto ciò che dà un senso alla tua vita. Lo ha detto un medico che ha lavorato per moltissimi anni in Africa, in quella zona famosa chiamato Biafra, estremamente povera, e che ha riempito la sua esistenza con l'aiuto a queste persone bisognose di cure e forse ancora di più bisognose di una vita giusta, vera, bisognose di opportunità reali. Allora, partendo da questa ispirazione, io vorrei presentarvi le persone che ho deciso di invitare questa sera, che praticamente hanno dato vita a quella che può essere una goccia nel mare della giustizia, della legalità, dell'informazione, ma che sicuramente è un qualche cosa che dà senso al loro esistere e può essere di grande aiuto a quello di altre persone che si imbattono in questi progetti, in queste idee che vengono portate avanti. Allora, con me io ho una giovanissima ragazza che è Beatrice Boccali di Buia. Intanto, ciao Beatrice. Ciao, ciao Alviano, ciao a tutti. E poi ho Maria Marzullo, l'anima, l'ispiratrice dell'associazione Terra Mater, che insieme ad altre associazioni ha messo in piedi per il 2018 nelle scuole un interessantissimo progetto che intende promuovere la legalità, la giustizia, l'informazione. Allora, intanto, buonasera anche a te, Maria. Buonasera a tutti voi, grazie. Allora, senti, Maria, io partirei proprio da te per far conoscere
ai nostri ascoltatori qual è il progetto che è stato ideato e come si è articolato. A te la parola. Eccoci qui. Allora, Terra Mater non è nuova ai progetti di educazione alla legalità, in particolar modo ha avviato già dal 2014 con il sostegno della provincia allora di Pordenone, ora rimossa, della regione Friuli Venezia Giulia, ha avviato progetti di educazione alla legalità, perché crediamo fortemente nell'importanza di questo tipo di iniziative che partono tra l'altro proprio dalle associazioni. Sappiamo benissimo quelli che sono i programmi ministeriali, la grande macchina burocratica sistematica della scuola, con la quale però è importante che i cittadini, con le associazioni, che le realtà, che i territori dialoghino. La legalità è fondamentale per la vita di tutti, non soltanto dei ragazzi, ma per la vita di tutta la comunità. Pensiamo però che partire dalle scuole sia importante per costruire una società migliore, perché il futuro non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di coloro che vengono dopo di noi e per i quali non possiamo far altro che lasciare un seme di senso civico, di valore, di onestà. L'EGIN è il titolo del progetto avviato quest'anno, grazie al sostegno della regione Friuli Venezia Giulia, è condotto in collaborazione con due associazioni culturali. Una è un'organizzazione di volontariato ed è l'associazione Sicomoro della provincia di Pordenone, e l'altra è un'associazione culturale Manzi dal CIL che si trova a Buglia. Insieme abbiamo costruito questa rete e abbiamo avviato questo progetto attraverso incontri, dibattiti, un concorso che è promosso nell'ambito di questo progetto nelle scuole superiori. Rispetto agli anni passati, alle edizioni passate dei progetti sulla legalità che si sono sempre differenziati, che hanno visti coinvolti i destinatari delle scuole secondarie di primo grado, per intenderci le scuole medie e le scuole primarie, cioè elementari, quest'anno invece ci siamo rivolti ad un target di destinatari più adulti, che sono appunto i ragazzi delle classi quarte e quinto superiore. E quindi dal liceo scientifico Grigoletti di Pordenone, fino al liceo artistico di Udine, fino all'istituto tecnico Marchetti di Gemona, ogni associazione ha lavorato nel suo territorio intorno ad un'idea comune. Senti, Maria, finora che cosa siete riusciti a proporre, a fare fino a questo momento? Allora, i primi due incontri hanno riguardato l'incontro con un avvocato civilista del foro di Pordenone, che all'interno delle scuole ha ripercorso, per quello che è possibile ovviamente nelle ore programmate, i principi fondamentali del concetto del valore della legalità, passando dal diritto al dovere, agli articoli fondamentali della Costituzione, i 12 articoli, fino ad arrivare a discutere con i ragazzi, a riflettere più che altro con i ragazzi sul tema legalità. E poi c'è stato un incontro che si è tenuto nelle scuole appunto sopracitate, appena citate, con il giornalista di Antimafia 2000, caporedattore Aaron Pettinari, tra l'altro reduce dal suo libro Quel terribile 92. L'incontro con Aaron è stato tra l'altro particolarmente proficuo, perché i ragazzi hanno avuto modo di incontrare
una persona che è direttamente sul territorio, che arriva appunto dalla redazione di Palermo, dalla famosa trincea della lotta alla mafia. E, tra l'altro, abbiamo fatto riferimento alla rivista specializzata di informazione sulla lotta alla mafia, che è appunto Antimafia 2000. E, conoscendo il direttore Giorgio Bongiovanni, abbiamo scelto appunto di collaborare con questa importante rivista e professionale rivista, insomma, su un argomento così delicato, su cui tanto si scrive, ma su cui è importante essere informati con fondamento. Senti, io so che voi questa volta avete anche richiesto la partecipazione del gruppo Our Voice. Sì. Ci puoi dire come nasce questa idea che hai avuto di far partecipare, perché il gruppo Our Voice è un gruppo teatrale fatto esclusivamente da ragazzi, anche giovanissimi. Assolutamente, il progetto è stato voluto fortemente con il Movimento Culturale Internazionale Our Voice, di cui abbiamo la fortuna come Regione Friuli Venezia Giulia, tra l'altro, di avere anche una sede operativa locale. Sede operativa locale fatta di giovani che vanno dall'età di 6 anni fino ai 30 anni circa, che sono divenuti attivisti, protagonisti di un messaggio. E l'aspetto più interessante di questo movimento culturale non è quello di essere fatto di meri articoli o meri post su Facebook o sui vari social network, ma essere fatto di studio. Mi spiego meglio. Questi ragazzi mettono in scena, attraverso la recitazione, attraverso la musica, attraverso i talenti artistici che sentono, a cui sentono di appartenere, a cui sentono di condividere, mettono in scena i fatti tragici anche della storia della mafia, mettendo in scena e raccontando i testimoni, gli eroi, gli uomini della nostra storia. E questa messa in scena teatrale musicale è rafforzata grazie ad uno studio che parte da loro, a valenza ovviamente di fonti autentiche, di fonti importanti, di fonti riconosciute, ecco. E quindi la collaborazione con il movimento, di cui Beatrice è la coordinatrice regionale, questo movimento, appunto, dicevo prima, internazionale, è importante, perché la novità è che sono loro, tra l'altro, a parlare ai ragazzi quando arrivano a scuola, perché dopo gli incontri con il giornalista, l'incontro con l'avvocato, che talvolta rischia di divenire una lezione meramente frontale, i ragazzi coetanei che arrivano in classe e che raccontano la loro esperienza, fa sì che questo progetto faccia la differenza rispetto alle diverse lezioni di legalità che vengono tenute solitamente nelle scuole. Perché i ragazzi con la loro esperienza raccontano cosa si può fare, come si può fare, e che un'alternativa, una proposta di cittadinanza attiva c'è. Guarda, ed è sicuramente così, perché i ragazzi stessi, secondo me, vedono dei loro coetanei agire in quegli ambiti, e questo gli spalanca l'idea della possibilità di essere essi stessi protagonisti, far parte di questa attività, di questo progetto, di questo stare insieme. Adesso io vorrei sentire proprio da Beatrice. Intanto, Beatrice, quanti anni
hai? Innanzitutto, quanti anni hai tu? Allora, io sono del 99, quest'anno compio 19 anni. Ecco, e tu fai parte del gruppo Friuli, no? E parlaci un poco, come nascete voi, cos'è che vi ha ispirato o ti ha ispirato, ecco? Allora, Our Voice, innanzitutto da precisare, nasce nelle Marche nel 2013. Nasce appunto come gruppo teatrale, ma ben presto si sviluppa. Si sviluppa perché i ragazzi comprendono che non basta più essere un gruppo teatrale, bisogna ampliarsi in tutti gli ambiti artistici e dare la possibilità a tutti i ragazzi di esprimersi attraverso quella che è la loro passione. Quindi il gruppo si amplia nella libertà sia dell'espressione artistica, quindi si aprono in Sud America, per esempio, dove abbiamo numerosi gruppi, si è espanso in manifestazioni di radio, per esempio, c'è chi fa arte visiva, chi fa video, chi fa murales. Ognuno si esprime attraverso la sua passione, quello che gli viene meglio. E soprattutto da come siamo partiti con un argomento puramente appunto antimafia, perché siamo una branchia alla fine del giornale Antimafia 2000, di cui parlavate prima, si è ampliato anche sulle ingiustizie, sui discorsi che Our Voice prende in causa. E qui in Friuli è nato 2 anni fa, alla fine del 2016, ed è nato perché fondamentalmente io conoscevo già i ragazzi delle Marche, ed era proprio il periodo in cui i ragazzi avevano deciso di ampliare il gruppo e avevano deciso appunto che non poteva più bastare né l'argomento antimafia né il teatro. Io mi sono presa l'incarico di testare l'interesse in regione e ho notato che alla fine molti ragazzi erano interessati, che non era vero che, come spesso si dice, i giovani di oggi non sono interessati o preferiscono non esprimersi o non fare niente. Semplicemente nessuno gli dava una possibilità di fare qualcosa, nessuno gli dava voce in capitolo, nessuno gli diceva: guarda, tu puoi fare questo, e facendo questo è importante la tua opinione, è importante quello che fai, anche pur piccolo, e puoi farlo portando avanti le tue passioni. Questo è stato fondamentale. Ha attirato l'attenzione di tantissimi giovani che man mano si sono avvicinati portando la loro esperienza, portando la loro passione, e così è nato il gruppo qui. Senti, tu allora praticamente tu hai sentito nel cuore, tu hai proprio sentito che era una cosa che comunque a te dava senso e che avrebbe potuto... Adesso in Friuli in quanti siete e che età avete? Il range di età come va? Allora, qui in Friuli siamo in 12. E, ci sono sia ragazzine, ragazzini dalle medie, elementari, fine elementare, fino appunto, come diceva Maria, ai 30 anni. La fascia dell'età, diciamo, che più diffusa è la mia. Ci sono tantissimi ragazzi del 99, ma appunto la fascia più diffusa è quella dai 16, 17 fino ai 23. Lì, diciamo, è dove si sviluppa di più. Sì, e intanto possiamo anche dire che al momento, appunto, oltre che alle Marche e in Friuli, sicuramente in Sud America c'è stata una vera esplosione, perché siete certo. Presenti in Paraguay, in Uruguay, in Argentina, in diverse località dell'Argentina. Certo, dalla Punta, da Ushuaia, fino a Buenos Aires, tutta l'Argentina.
ci sono, in Sud America c'è stato un boom di gruppi di Our Voice, e questa cosa la dico anche quando andiamo sempre nelle scuole ai ragazzi. Molto spesso mi pongo la domanda: come mai in Sud America c'è stato questo boom, si sono formati così tanti gruppi rispetto all'Italia, che in realtà è dove Our Voice è nato alla fine. E facendomi questa domanda mi sono resa conto che qua credo che siamo quasi un po' viziati, mentre in Sud America i ragazzi hanno molto più vicino quelli che sono i mali della società, quelle che sono le ingiustizie, ne vedono ogni giorno, ne vedono sotto i loro occhi. E quindi è molto più facile anche per loro il fatto di combattere, di aver voglia di fare la differenza. Qui è come se in qualche modo ci sono mascherate, oppure non sono così evidenti come sono là. Non hai anche l'impressione che qui, oltre forse a essere più seduti su noi stessi e viziati, un poco come dici tu, la cosa sia anche più ovattata dal sistema, addormentata proprio? Certamente il sistema fa la sua bella parte in tutto questo, anzi. Senti, tu hai già avuto esperienze nelle scuole? Sì. Sì, e come ti è sembrata la reazione degli studenti che vi vedevano recitare, facevano, come ti è sembrata la partecipazione? Allora, all'inizio i ragazzi sono molto stupiti perché ci guardano, mi faccio accompagnare da ragazzi, anche dai ragazzini più piccoli e ci guardano e cominciano a discutere tra loro: ma cavolo, quelli avranno la nostra età, ci sono anche di più piccoli, no? E sono appunto stupiti dalla nostra età, perché ci vedono appunto come coetanei e non vedono più soltanto l'avvocato o il giornalista, che può sembrare distante da loro. E magari dipende dalle scuole, dipende dal liceo, dal posto, dipende da molti fattori, perché ci sono i ragazzi che sono magari estremamente interessati e li vedi che ti guardano con la bocca aperta del tipo wow, no, che bello, no? Però magari sono più timidi e preferiscono non intervenire. Quelli che invece intervengono perché vogliono partecipare, allora hanno la spinta, la grinta. I ragazzi sono tutti diversi, ma l'esperienza è bellissima, perché alla fine vedono che l'argomento non è così distante a loro, che non è così estraneo, che noi alla fine siamo come loro, non ci differenzia niente, se lo facciamo noi possono farlo benissimo anche loro, e questo alla fine è il messaggio. Sì, io ho anche notato che tu hai anche scritto un interessantissimo articolo sul diritto all'istruzione. Sì. Un diritto che viene negato, che ultimamente è stato colpito da molti tagli. E ho trovato molto interessante il fatto che tu dici sì, bisogna tagliare perché i soldi servono per la produzione di armi, per i commerci illeciti, per il calcio, per pagare le persone corrotte. Che cosa pensi tu proprio del fatto che il governo, le istituzioni di quello che dovrebbe essere un grande paese democratico, in realtà stia spegnendo un poco l'istruzione? Per te, che cosa ha dato a te l'istruzione, la cultura,
quella che hai preso sicuramente a scuola e anche fuori di scuola, ma che cosa trovi di veramente importante nel fatto che l'uomo, una persona, un giovane, a maggiore ragione, possa avere conoscenza oppure non averla? Beh, la conoscenza e l'istruzione io ritengo sia fondamentale per tutti, soprattutto per i giovani. I giovani devono formarsi e devono imparare, perché un giorno toccherà a loro fare determinate scelte, toccherà a loro scegliere per il nostro paese. E se non c'è una formazione di base, la scelta è totalmente priva di basi. È importantissima l'istruzione. Vengono, secondo me, parere personale, c'è un piano a livello nazionale di impoverimento delle nuove generazioni, con tantissimi mezzi. Basta vedere l'Italia, che io ho sempre considerato fin da piccola un paese di grandissima cultura, con uno degli istituti, con gli istituti scolastici più buoni, forse a livello mondiale, è al 30° posto in Europa per i fondi dati all'istruzione. 30° vuol dire che siamo terzultimi in tutta Europa. E questa è una cosa terrificante, perché non è possibile che però allo stesso tempo, come dicevi tu prima, abbiamo record di esportazioni di armi, record di fondi dati per gli armamenti e per gli eserciti. Non è possibile una cosa del genere. Che futuro ha un paese che non valorizza la gioventù, non valorizza l'istruzione? Come fa un giovane ad andare a votare se non ha nessuna base di educazione civica? Se non sa nemmeno come funziona un voto, una votazione, cosa fa? Che strumenti gli vengono dati? E questo io ritengo sia fondamentale saperlo. Io adesso ti dico una cosa che è molto poco giornalistica o da presentatore, però penso di poterla condividere anche senz'altro con più di qualcuno che ci ha sentito. Io, per le parole che tu hai detto adesso così, io veramente ti voglio tanto bene. Guarda, ti voglio veramente tanto bene per questa profondità, sensibilità, che è come un nutrimento dell'anima. Uno prende un bel bicchiere di acqua fresca perché ha sete, ma uno anche si imbeve, e penso che questo che hai detto abbia fatto veramente felici molti giovani come te, ma anche tante mamme e tanti papà che possono dire: ma qualche cosa si può fare. Senti Maria, io tornerei a te intanto per chiedere un'impressione anche a te di quello che hai sentito, e poi per dire a chi ci ascolta come si concluderà questo progetto che hai iniziato insieme alle altre associazioni. Quello che ha detto Beatrice è autentico nella sua espressione, nel suo valore. Lei è l'esempio di ragazzi che meritano di avere un futuro migliore, perché continuano giustamente a credere fortemente che ci siano delle possibilità, culturali, che non per ovvietà e non perché debbano essere scontate, debbano essere per forza frutto di corruzioni e di compromessi. Ed è necessario sgombrare l'aria e la strada per questi giovani da questo tipo di mentalità, da questo tipo di abitudine. Quindi grazie a questi ragazzi, perché tra l'altro poi ci danno la speranza, no, per continuare a credere, insomma, in queste attività, auspicando, come dico sempre, che non ce ne sia più bisogno, perché nel momento in cui c'è bisogno di fare queste attività, di portarle avanti, vuol dire che c'è un disagio sociale,
quel giorno in cui non ci saranno più, probabilmente potremo dire ce l'abbiamo, ce la si è fatta. Sì, bravissima. Guarda, voglio ricordare giusto velocemente a questo proposito, una volta in una trasmissione televisiva, il Gino Strada di Emergency, ad un politico che diceva l'importanza di avere dei militari nelle zone di guerra, perché così si poteva portare, grazie alla protezione militare, l'aiuto, le cure mediche ancora di più vicino a chi ne aveva bisogno. Gino Strada ha risposto un poco proprio come hai detto tu. Io invece non vorrei assolutamente dover fare questa attività, perché vorrebbe dire che non ci sono più guerre e io non dovrei aggiustare nessuna gamba, nessuna mano, nessun corpicino di bambino, eccetera. Questo dovremmo arrivare. Allora senti, il vostro programma nelle scuole non è concluso, no? E come si concluderà? Possiamo fare anche un invito a chi ci ascolta, no? Certo, certo. Il progetto, il percorso è in fase di arrivo. In questo periodo, in questo ultimo mese in particolare, le scuole coinvolte finora stanno lavorando sulla realizzazione di uno spot. Oggi sappiamo che i linguaggi multimediali sono molto efficaci e sono immediati. E i ragazzi ovviamente hanno una grande dimestichezza con i sistemi tecnologici, con la grafica, la multimedialità, come diceva bene Beatrice prima. E quindi abbiamo proposto un bando di concorso intitolato LEGIN, protagonisti per la legalità. LEGIN è un acronimo del progetto che sta per legalità, giustizia e informazione, che sono tre grandi temi che ruotano insomma intorno al discorso legalità. I ragazzi appunto sono chiamati a realizzare questo spot della durata massima di 3 minuti in cui loro sono protagonisti, sono loro attori, scrivono i testi, buttano giù la sceneggiatura e poi la animano. La volontà è quella appunto di far pubblicare i video spot che risulteranno vincitori sia sui siti di Our Voice, quindi sul movimento dei giovani, da giovani per i giovani insieme, questo è il messaggio, e sia sulle, appunto sui canali anche radiofonici, perché no, che risultano particolarmente sensibili a queste iniziative, nonché su Antimafia 2000. Quindi la premiazione di questi spot che stiamo attendendo in giuria si terrà a Brugnera, in provincia di Pordenone, domenica 22 aprile. Sarà un'intera giornata dedicata alla legalità. In particolar modo ci sarà un'orchestra musicale dell'Istituto Musicale Giuseppe Verdi di Brugnera che sta lavorando sulla messa in scena, sulla messa in opera di colonne sonore che rimandino appunto al discorso di legalità. È confermata la presenza ad ora della giornalista Stefania Dimiti, che è autrice dell'ultimo libro La strategia dell'inganno, 1992-93, edizioni di Chiare Lettere. Confermata la presenza del direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, e stiamo attendendo delle risposte in tempi che sono molto difficili e purtroppo sempre troppo caldi per il discorso mafie dai magistrati, relatori della procura. Ovviamente non è facile garantire la loro presenza per motivi di sicurezza e per motivi di impegni sempre più tristemente importanti, e quindi insomma siamo in work in progress, come si dice.
Quindi appuntamento il 22 aprile, aperto a tutti, ingresso libero, ci saranno i ragazzi delle scuole, ci saranno giornalisti, scrittori, protagonisti, cittadini attivi che si impegnano per il futuro. Sì, appuntamento a Brugnera all'Hotel Cabrugnera, no? Hotel Cabrugnera, via Villa Barda, esattamente a Brugnera, poco prima del grande parco, del grande hotel che ospiterà l'iniziativa. Se posso aggiungere, il 22 noi come Our Voice, assieme al gruppo delle Marche, porteremo uno spettacolo che stiamo realizzando adesso sulla legalità, nel quale tutti i ragazzi si esibiranno con pezzi di canto, di musica, di recitazione, di lettura, e porteremo in scena quella che è sia la parte storica della trattativa, sia quello che sta succedendo adesso, in questi proprio giorni, con la trattativa che sta andando avanti in questi giorni, e quello che è il ruolo anche dei giovani e quello che possiamo fare come nuova generazione in questo campo. Senti Beatrice, tu puoi dare anche a chi ci ascolta degli indirizzi dove vi possono avere dei contatti con voi? Certo, allora Our Voice è sia su Facebook, su Instagram, abbiamo una pagina web, ourvoice.it, e abbiamo un'email, info.ourvoice2013@gmail.it, e questi sono i nostri contatti, potete trovarci e scriverci se siete interessati o volete sapere qualcosa di più. Guarda, adesso noi siamo quasi in scadenza, anzi siamo proprio quasi in scadenza del tempo a noi concesso, però io sono veramente colpito dalla vostra capacità di esprimere la parte interiore dell'essere umano, così un po' calpestata da questo vivere forse un po' troppo tecnologico, materiale, non saprei dire, ma 4 giorni fa Sonia Tabita Bongiovanni, che è la fondatrice, l'ispiratrice di questo di questa magnifica realtà proprio internazionale che si sta creando degli Our Voice, ha scritto quello che penso possa essere proprio la base, il senso di ciò che voi state facendo. Lei scrive: i giovani e il senso della vita. Adesso io lo leggo per quanti ci stanno ascoltando, veramente vale la pena di cogliere la profondità di quanto questa ragazzina, che già a 12 anni metteva le basi per costruire questo gruppo. Sentite. Riesci a trovare il senso della vita quando realizzi te stesso in ciò che ami più fare. Arriva il tuo momento, sei tu e la tua passione, la musica, il palcoscenico, le parole, l'arte. Improvvisamente tu e i tuoi compagni diventate parte del vostro ideale, che è come un corpo unico. Trasmettete a chi vi circonda. Passione, libertà, senso di rivoluzione iniziano a scorrervi nelle vene. Compenetrano le vostre anime, creando un unico nesso tra sentimento, pensiero ed azione. Tutto si ferma e tutto contemporaneamente prende vita, tutto ha una ragione. Ora sei tu il messaggio che stai lanciando, sei tu l'esempio di vita che stai interpretando, sei tu arte, sei tu. E non sei mai stato così te stesso in tutta la tua vita. Quel momento si trasforma nella tua ragione d'essere. Stai amando e lottando per la tua causa. Stai vivendo come se non ci fosse un prima e un dopo, un perché è un come. L'ebbrezza e l'intensità della vita sfociano dentro di te
distruggendo qualsiasi tipo di barriera mentale o fisica che possa impedirti di vivere a pieno quell'istante. È lì che senti la certezza di avere il tuo motivo per cui poter dire esisto. Vivi senza paura, sogna senza ritegno, lotta con determinazione e ricorda, la tua unica salvezza è la tua libera e giusta scelta di poter amare. Io trovo che sia una cosa detta da una ragazzina veramente ispirante, travolgente. E guardate, cosa vi posso dire? Intanto a te, Maria, grazie per aver messo insieme questo progetto e per coinvolgere questi giovani. Grazie a te, Bea, e a tutti quei ragazzi che lavorano con te e si avvicinano a te per essere quella goccia in un oceano, ma che dà un senso non solo alla vostra vita, ma anche alla nostra. Io sicuramente grazie. Includo la mia. Grazie. Allora vi ringrazio e passo la linea a Massimo Bonella. Grazie Bea, grazie Maria. Grazie a voi di tutto. Ottimo, 19:49, veramente il caso di dire ottimo, perché avete ascoltato degli approfondimenti, delle considerazioni, delle riflessioni veramente molto importanti, molto di spessore, come spesso dico. Ecco, vi avevo infatti annunciato che avremmo avuto due ospiti veramente importanti, ed è la speranza, questi giorni sono proprio la speranza in questa società che purtroppo è ridotta, anzi o meglio, in questo pianeta che è ridotto sempre di più ai minimi termini. Non sono mancate anche, come avete sentito, dei momenti un po' così di emozione. Perfetto, allora io mi accingo a chiudere qui il nostro programma andando con una notizia. Si parla di Alpi Rovatin. Il 20 marzo 1994 la giornalista Rai del TG3 Ilaria Alpi, il cineoperatore Miran Rovatin vennero uccisi in Somalia a Mogadiscio. A 24 anni di distanza non si conosce ancora l'identità degli esecutori materiali e dei mandanti. A metà aprile si terrà l'udienza per l'archiviazione del processo ai presunti autori del duplice omicidio. La madre di Ilaria, i colleghi e numerose associazioni chiedono che, a prescindere dagli iter processuali, si continui a cercare la verità. E proprio pochi istanti fa, sulla nostra testata di Venezia, pianetaoggitv.net, a taglio primo, adesso abbiamo messo un articolo che riguarda proprio il caso Ilaria Alpi di Mariangela Grittgreiner. Articolo estrapolato dalla testata antimafia2000.com. Il titolo è «Mi chiamo Ilaria Alpi, sono morta il 20 marzo 1994, noi non archiviamo». E con questo chiudo qui il nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Reporter, dandovi appuntamento fra 10 minuti sul terrestre per coloro che ci seguono dal centro Italia, vale a dire su Teleidea, canale 190, per l'altro settimanale che si chiama invece Pianeta Oggi Reporter. Grazie alla regia, questa sera di turno vedo che c'è Modena, quindi a Ugo Moreno, grazie ancora a tutti gli ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e ricordate, Radio Saiut TV è sempre sul pezzo. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.